Taran, ecco c'è l'opera. È gufetta, Raffaele, sì? Aspetta, che colore è che devi prendere? Questa gufetta. Quello di gufetta? Sì. Fatti aiutare un attimino da Sami. Aspetta, no, perché Sami? Aspetta che ti aiuto io allora. Gufetta, questo che colore è, Nenino? È gufetta. È gufetta. Tieni. Io prendo questo Geco. Quello di Geco? Sì. Qui, Raffaele sta disegnando. Grazie. Invece Samuele è all'opera, anche lui adesso mi sta mettendo tutta la colla perché è arrivato il lampadario con Amazon, poi vi farò vedere. Ma cosa ci siamo messi a fare? A riutilizzare il cartone, però ora non svegliamo niente, vero Sami? Adesso ci stiamo mettendo a foderare tutto il cartone con questa carta da, penso che sia carta di, insomma, di riciclo, però è molto carina come carta. Quindi adesso lo stiamo foderando tutto e poi vi facciamo vedere cosa stiamo costruendo e come sarà il risultato. Quindi andiamo avanti nel nostro lavoro. In più poi vi faccio vedere cosa hai fatto. Ti sei sporcato? Quindi poi facciamo, vediamo insieme come sarà anche il lampadario. Non vedo l'ora, l'ho già visto, è bellissimissimo. E niente, noi andiamo avanti. La spada della roccia. Allora, no Sammy, aspetta, questo è la casetta che abbiamo costruito praticamente rifoderandola con questa carta che era della carta. Allora, praticamente il pacco che mi è arrivato, poi vedrete più piccolo, era all'interno di questo cartone tutto foderato da questa carta riciclata, quindi è proprio leggerissima, di questo colorino tortora. E io l'ho tutta messa intorno al cartone così che non si vedano tutte le scritte e tutto quanto. E poi pensavo adesso di andare ad abbellirlo, magari disegnando io delle cose, poi Samu me le va a colorare. Ma grazie Raffa. Poi Samu me le va a colorare, a ritagliare, quindi lo facciamo così. E sopra ci appoggiamo il leone, che rimane a fare la guardia a tutti i peluche, e dentro praticamente così ci sono tutti i peluche in fila. C'è Bing, ecco, tutti così, ed è carino. Ecco, non so quanto durerà, però almeno abbiamo fatto passare un bel po' di tempo insieme. In realtà poi io mi diverto, mi metto a fare questi lavoretti, mi piacciono. Però vabbè, è un'idea per tutto il cartone che magari arriva ogni volta quando comprate dei pacchi. Adesso vediamo. Franci, poi hai voglia, vero, di montarmi la lampada? Poverino, appena tornato dal lavoro. Vai! No! Corri! Ah sì? Ecco, il sottofondo è questo qua, adesso l'abbiamo appoggiato qua e siamo andati a mettere questi che sono dei disegni che mi hanno fatto le mie nipoti sulla mia torta di compleanno. Hanno disegnato, poi li hanno messi sugli stuzzicadenti e mi hanno portato la torta con sopra tutti i loro disegni bellissimi, quindi li ho presi e messi qua, questi due che sono proprio i più belli, mentre gli altri avevano il cuore e il numero 34. E niente, adesso il passatempo sarà fare dei bei disegni da ritagliare e poi andare tutto ad abbellirlo. Franci dice che questo cartone durerà da Natale a Santo Stefano, vedremo. Intanto abbiamo fatto passare il tempo con dei materiali, insomma, di recupero. E va bene così. Questa è la lampada che è arrivata oggi. Era ancora da montare, l'ho lasciata qua dentro, ma era anche in questo cartone, in questa scatola qua, così, oltre all'altra scatola. E adesso qui c'è Franci, guardate che bella la mia monstera, bellissima. Tuo fratello dov'è? A dormire. Sono le 8. Adesso non so, forse... Guardate. Cosa che stai mangiando? Perché hai finito di mangiare, eh? Allora, fuori c'è un tempaccio oggi. Ecco il papi, dov'è? Papi, cosa stai facendo? Questo è calo in
No, speriamo di no. Devo togliere il gancio. Perché è complicata? No, c'è la fascetta. Perché devi togliere il gancio? Perché io lo vedo meglio. Ah, ecco. Minchia la barca, lasciamo andare. La mettiamo così? Ma direi che mettendola sempre più in basso farà una luce spaziale. E poi caderà. E poi caderà. E poi cadrà. Un po' come te dal divano. No. Ma fuori c'è un tempaccio. Adesso è incominciato a piovere, un po' piove, un po' esce il sole, un po' piove, un po' esce il sole. Adesso sta smontando la piattaforma che va a soffitto. Smontando. La piattaforma del soffitto e... Vieni. E vedremo. Vedremo insieme se ci piacerà questa lampada. Vieni, cadimi in testa. Eccolo lì. Sami, vediamo se ci piace poi questa lampada. Io non lo so sinceramente perché è smontata la lampada che mi hanno inviato, ovviamente da montare al momento, quindi non ho ancora fatto nessuna prova. La vediamo insieme. Ok, ti aiuto? Adesso vado ad aiutare Franci. Cos'è Franci? È da montare. Noi siamo al lume di candela perché... Franci, ho staccato la corrente e niente, il lampadarione qua è bellissimo, questo lampadario qui, questa linea qui di Ikea è stupenda. Il problema è che essendo è troppo grande. No, non è che è grande. E se cade si rompe. Sì, quello si era attaccato bene. Buco, no, quindi niente. Questa qua, vedi, bisogna fare un buco qua, un buco qua. Perché è la farfalla più piccola rispetto a quello. Questo con 2,5 va al filo, sì, non credo che regga. Tu bisogna rimontarci queste robe. Devo vedermi sulle istruzioni. Adesso guardiamo le istruzioni e poi vediamo. Come va montato, dobbiamo farlo di domani. Dici, eh? Sarò vestito pure diverso. Vabbè, fa niente, ci pensiamo domani allora. Questa mule da questa postazione. Sta osservando il papi che è qui preso a montare il lampadario. Il primo step è fatto. Adesso faccio questo movimento così non vedete. Tric 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 tric. Eccolo lì. Praticamente lì nel soffitto c'era una vite buona, enorme, lunghissimissima. E così è riuscito a togliere l'altra e adesso ha infilato questa piattaforma. A buco centrale, da un lato escono i fili e niente, adesso lui è qui di fianco a me che sta cercando, cioè che deve mettersi a montarla. Tri 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 tri. Facciamo vedere, troppo, ma non c'è più niente, i miei piedi. Ecco, una cosa che volevo dirvi in stile Art Attack è che questa scatola, che è quella più piccola all'interno dello scatolone grande, noi l'abbiamo riutilizzata in questo senso. Allora, siamo andati a togliere queste parti qui della scatola, quindi queste alette più piccole, e poi Samuele è andato a dipingerla, adesso l'ha pitturata con i pennarelli. In realtà, se voi aveste della colla a caldo e ad esempio dello spago, e adesso alzo sempre più la voce che loro sono su che giocano, e dello spago, voi potete con molta calma, pazienza, andare a mettere dei puntini di colla caldo e sopra far girare lo spago per tutto lo scatolone in maniera tale da coprire tutta questa parte qua alta. E poi potete andare, o lo lasciate così, oppure potete andare a foderarlo con non lo so io, un lenzuolo o qualcosa del genere. E così avete, infatti noi l'abbiamo utilizzato perché Samu
Non mi ricordo se l'ho portato, no, l'ho portato giù, perché su abbiamo adesso quello grande per i peluche, mentre questo l'abbiamo portato giù per mettere dentro le cosine che loro usano di giochi in box. Ed è ottimo per quello, perché comunque è un cartone rigido e più o meno anche quelli che uno compra a IKEA non penso che siano fatti di materiale molto diverso, sono solo molto belli a livello estetico, ma sono leggeri e tutto, sono di tessuto, ecco. Però se avete bisogno di una cosa semplice, fai da te, ecco, può essere un'idea. Eccola qui, abbiamo un'altra. Due! Ne abbiamo due! Sta molto bene. Adesso vado già ad attaccare la corrente, Franci. Bella, mi piace un sacco. Avete sentito? Mi piace un sacco perché è uguale. Poi vi faccio la panoramica. Quindi con questo sottofondo di chi sta tagliando l'erba, chi sta lavorando fuori, del resto oggi è domenica e la giornata è bella e siamo tutti fuori, i vicini compresi. Io vi saluto, sono felicissima di questo acquisto, di questo cambio. Il soggiorno davvero, come qualcuno mi ha scritto, sta prendendo proprio l'aspetto che desideravo, quindi è proprio nel mio stile. Questo pavimento poi è stranissimo perché in certi momenti ha una colorazione proprio tendente sul giallo, in altri, come vedete là in fondo, forse perché non è tanto illuminato da questa finestra, anche se comunque entra tantissimo a luce, però è più scuro, e la sera paradossalmente quando ci sono queste accese, queste luci, quindi con la luce artificiale diventa proprio giallo. Allora, voi sapete che c'era quella zona all'ingresso che non mi faceva impazzire, evidentemente forse la console col quadro, con quei punti di appoggio, quindi sono andata a modificarlo spostando quello che già avevo e non è una postazione definitiva, l'ho spostato adesso dopo che Franci abbia messo i lampadari, quindi niente, adesso vi faccio vedere. Ecco, allora, non vi faccio tutta la discesa dalla scalinata. Questa scala qui ve ne ho già parlato tante altre volte, però per i nuovi iscritti magari vi dico. Allora, è una scala in granito che abbiamo trovato così ovviamente quando siamo arrivati, quindi noi stiamo facendo pian pianino delle modifiche, ovviamente con calma, ma con calma anche perché comunque devo valutare le cose, quindi non voglio poi affrettarmi a fare determinate cose e poi cambiare idea. E qua praticamente sono tutti dei lastroni in questo granito e noi avevamo valutato diverse opzioni per cercare di coprirla o comunque renderla in un effetto unico, un po' più moderno, però ancora siamo in fase di decisioni varie. E più che altro è il fatto che stiamo facendo tantissime cose in casa e quindi l'abbiamo lasciato un attimino in disparte. Per il momento, adesso vi faccio vedere, è ancora così. E dobbiamo andare anche a pitturare tutto il muro. Infatti Franci ha preso una tanica molto grande di bianco per riuscire ad andare a sistemare un pochino il tutto. Allora, primo cambiamento che ho fatto è questo, cioè ho svuotato questa parte, adesso vi farò vedere dove sono andata a posizionare la mia scarpiera, le mie scarpiere che erano qua, che sono bellissime, quelle scarpiere più che altro perché contengono un sacco di scarpe, quindi le avevo scelte apposta e poi che non facessero proprio effetto scarpiera, diciamo. E quindi adesso ho tutto questo spazio libero, ho portato qua giù la mia monstera che era quella sotto la finestra, l'ho messa qui proprio un po' per riempire, un po' per avercela sott'occhio e un po' perché su iniziava a soffocare perché si sta allargando molto e poi Franci dovrà andare con un tubolare a farla arrampicare, perché voi sapete che è una pianta comunque arrampicante, cioè non arrampicante come l'edera, ma è una pianta cascante che quindi va aiutata intorno a un tubolare quando cresce. E allora qua, come vedete, ci sono delle strisciate sul muro, ma date dalla scarpiera che c'era prima. Qua c'è anche un tassello ancora nel muro, quindi bisogna proprio andare a rinfrescare la parete, ma questo vabbè.
è una cosa che comunque avrebbe dovuto fare Franci, pian pianino lo farà, ma lui proprio è pieno di lavoro, poverino, quindi con calma farà tutto. E quindi per il momento ho questa zona così, questa zona libera, e adesso mi devo cervellare anche per questo punto, capire come andare a riempirlo, se andare a riempirlo, perché voi sapete che io sono proprio per il minimo essenziale. È logico che i mobili servono sempre, soprattutto magari in una famiglia di 4 persone, e se hanno un sacco di cose da mettere via, il mobile con le ante chiuse soprattutto fa effetto ordine e ti salva per tante cose. Quindi insomma devo andare a valutare. Voi sapete anche che ho l'idea di una libreria in soggiorno, che è una cosa che continuo a dire, ma devo pensare anche per questo, perché nel caso vorrei una libreria magari sopraperta e sotto chiusa, quindi contenitiva. Però vi dirò che per il momento lascio così, e con calma mi illuminerò guardando, come al solito, cercando Pinterest, Instagram. Qua la situazione è ancora questa, perché comunque deve prima dipingermi, però diciamo che io ho solo un bisogno qua in questo punto di uno svuotatasche, che in questo caso è questo contenitore bianco dove io vado a mettere le chiavi appena entriamo, e ho bisogno solo di quello. Poi, guardate, ho spostato praticamente di qui la scarpiera. Le scarpiere, sono due le scarpiere, queste sono, adesso vi faccio vedere da vicino, ma praticamente ho inserito qua sopra, visto che era libero questo spazio, tutti i miei sacchetti che noi utilizziamo insomma per fare la spesa. Io poi sono pienissima di sacchetti così per fare la spesa, e quindi niente, li ho messi qua in alto perché è comodo averceli vicino, diciamo, alla porta d'uscita, e insomma averceli sotto mano, in più perché avevo un posto libero. Poi vedrò, insomma, andando magari a riempire. E questo è quello del Samu, adesso le scarpe del Samu sono fuori, queste sono quelle di Franci, insomma è così. Il bello, vi faccio vedere queste che magari meglio. Allora, il bello è che questa scarpiera è contenitiva in maniera doppia, quindi ci stanno per ogni parte, ci stanno almeno 4 paia di scarpe, quindi fate il calcolo di quante scarpe riesco a contenere. Qua c'è la mia monstera e questo è il suo punto. Ormai sta crescendo tantissimo, e adesso vi faccio vedere, forse ve l'avevo già fatto vedere, ma fa niente, ve la faccio vedere di nuovo perché io ne vado molto orgogliosa. Vedete qui tutte le nuove foglie che stanno spuntando, in più in un punto dove si era rotta la foglia, il gambo, sta gettando proprio un nuovo ramo, quindi è proprio il suo punto e la lascio lì. Qua su sono andata ad appoggiare, vabbè, il telefono di casa, il wifi che abbiamo, così è molto più in alto e i bambini non arrivano, e ho spostato qua la sedia, insomma, per avercela vicino alla scarpiera. Quindi per il momento diciamo che ho posizionato così. In tante di voi mi dite comunque di mettere qua un tavolo con delle sedie, ovviamente adesso con dietro la scarpiera direi che non è il caso, anche se comunque non ci sono problemi di odori strani, però vabbè, diciamo che non mi piace, ma in generale io non ho la necessità, ecco, di avere un tavolo in soggiorno, perché comunque in cucina ci stiamo molto bene, anche quando abbiamo amici, soprattutto magari quegli amici che hanno figli, quindi sono famiglie da 4 persone che vengono a trovarci, noi apriamo il tavolo in cucina e ci stiamo tranquillamente in cucina. Il soggiorno lo utilizziamo in quelle circostanze in cui siamo veramente in tantissimi, quindi come a Natale che siamo in 17, allora sì, facciamo una tavolata per tutto il soggiorno e basta, spostiamo i divani, ma ci stiamo. E qua sopra la lampada, guardate, sta benissimo. Io penso, adesso vi faccio vedere la panoramica, così vi faccio capire dall'altra parte gli spostamenti. Oggi c'è un sacco di luce, infatti ho tenuto chiusa quella persiana che adesso si sta aprendo.
Così, abbiamo spostato così. Franci mi ha consigliato di mettere la cuccia di Daisy qua perché ha detto che così guarda anche lei con noi la televisione la sera. Però vedete, guardate che bello con questi tendoni che scendono, e secondo me questi lampadari sono proprio azzeccatissimi in uno stile come questo, perché comunque è insomma, è uno stile che dà molto carattere al soggiorno, e quindi volevo qualcosa che fosse comunque semplice, semplice e leggero. Così. Adesso vi faccio vedere dall'altra parte. Qui c'è Daisy. Ta-ta-da! La Daisy che era fuori ma è rientrata perché comunque fa tanto 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 caldo. E quindi niente, vi mostro anche da questa parte. Vi faccio una panoramica di qua. Guardate che bello. Di qui ho spostato la console. Ho messo di qui la mia console. E l'ho rispostata da questa parte perché comunque là al posto della scarpiera non mi piaceva, perché sembrava ci fossero troppe cose, i libri, il quadro, quegli appendini a muro, io sono proprio per il poco, e quindi niente, l'ho messa di qua con i libri, e come vi ho già detto, vabbè, insomma, cerco la libreria, ve l'ho detto anche poco fa, quindi anche questa secondo me sarà una postazione e un arredo provvisorio, insomma, devo vedere un attimino, valutare. E una amica mi ha consigliato una di quelle librerie con le spalle, diciamo, nere e in ferro, adesso come si vedono, e le mensole in legno, oppure magari bianche in ferro con le mensole magari bianche o in legno, qualcosa così, perché deve essere forato a lato in maniera tale che anche dal divano io ci possa andare ad utilizzarlo, insomma, appoggiandoci sopra le cose. Adesso vedremo. Qui la mia bellissima poltrona, la mia Acapulco, e niente, sono felicissima, felicissima di aver trovato questi lampadari. Adesso secondo me questa lampada qui da buffet stona un po', e basta. Per il resto devo dire che, però insomma, vedrò un attimino con cosa sostituirla. Per il momento ecco, la tengo e io valuto poi con molta calma. Per il momento sono veramente felice, soddisfatta, e le desideravo tantissimo, fanno poi un sacco di luce, ma tanta tanta, adesso poi non è che si capisca, però come vedete è una luce anche che uno può stare ad osservare. E basta ragazze, io con questo video vi saluto, sono contenta se qualcuna di voi potrà prendere ispirazione da questo. Insomma, ho invogliato un sacco di persone a fare questo tipo di cambiamenti tra lampade e poltrona, quindi sono felicissima, e io vi mando un bacio, un abbraccio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, Daisy saluti? No, Daisy dorme. Ciao ragazze, ci vediamo al prossimo video.